Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Planet Spin Live Blog. Si tratta di una serie di piccoli video dove a cadenza settimanale parleremo delle notizie più interessanti provenienti dal mondo della pesca. Parleremo di tecnica, di attrezzature, ma anche di attualità. Inoltre avremo modo di conoscere nuovi amici e parlare della nostra passione a 360 gradi. I punti principali di questo format sono tre: Planet Spin News, dove conosceremo le ultime notizie pubblicate sul sito Planet Spin, notizie dal web, dove parleremo di novità o news interessanti trovate in giro per la rete, e la rubrica Un Minuto Con, dove in questo spazio di circa un minuto ci dedicheremo a conoscere nuovi amici di Planet Spin che vorranno farsi conoscere tramite i nostri canali. Allora io direi di partire subito con le Planet Spin News. Trattiamo tre notizie tra le più interessanti condivise sul sito www.planetspin.it. Parliamo di esche artificiali, il Minnow. In questo articolo approfondiamo la conoscenza delle esche artificiali e parliamo del più classico e conosciuto pesciolino finto, come comunemente viene chiamato il Minnow. Questo artificiale, dopo tanti anni dalla sua creazione, è ancora una delle mediazioni più utilizzate in tutti gli ambienti acquatici. Come secondo articoletto, da consigliare la lettura di Light Lock Fishing, Ultralight Game all'italiana. In questo articolo, che tra le altre cose è anche un report di pesca, andiamo a scoprire una recente tecnica di pesca, il Light Lock Fishing, che potrebbe essere definito come un modo alternativo di divertirsi nella pesca in mare, dove utilizzeremo esclusivamente esche ed attrezzature ultraleggere. Come terzo articolo da non perdere è un articolo dedicato ad Alessandro Edini, i maestri dello spinning in Italia. Tutti gli appassionati della pesca spinning non possono fare a meno di conoscere Alessandro Edini, che secondo me è uno dei maestri di questa tecnica. Possiamo definirlo uno dei padri fondatori della diffusione dello spinning nel nostro paese. Parliamo della pesca in mare e non solo. Io gli darei un'attenta lettura, si tratta di un articolo molto completo ed interessante. Continuiamo con le notizie dal web. Sono davvero tante le notizie che è difficile fare un'attenta selezione. Questa settimana non possiamo fare a meno di citare una news che ha suscitato molto fermento tra tutti i pescatori, e non solo. La storia di un campione internazionale di pesca, testimonial di una nota azienda italiana del settore, che è stato contravvenzionato per il possesso a bordo di una imbarcazione di 48 kg di orate. Da un personaggio del suo calibro, per notorietà e impegno anche nel sociale, davvero non ce lo saremmo aspettato. Trovate il link nella descrizione. Continuiamo con la rubrica Un Minuto Con. Oggi in questo spazio dedicato agli amici che ci seguono e vogliono collaborare con il nostro progetto troviamo un grande amico. Lo ringrazio sentitamente per la sua disponibilità e speriamo di trovarci presto in pesca. Sentiamo cosa ci racconta. Un saluto a tutti gli amici pescatori e appassionati di pesca. Mi presento, sono Gerardo Sabatino, vengo dalla bellissima costiera amalfitana, sono di Amalfi. Faccio parte del team Torpedine, è un gruppo di amici che condivide la stessa etica e la stessa passione per il mare. Sono un appassionato di pesca, nello specifico amo lo spinning in top water perché si riesce a vedere il predatore nelle sue cacciate sul pelo dell'acqua. Vi raccomando, ci potete seguire sui seguenti social, questo è il logo che troverete. Abbiamo una pagina Facebook, Instagram e in più c'è il nostro canale YouTube. Se vi fa piacere seguirci, per noi è un piacere. In più seguite Planet Spin, vi raccomando, da Amalfi, Team Torpedine. Yuhu!
Ok, cari amici, per il momento è tutto. Vi ricordo che trovate tutti i link in descrizione e se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere gli aggiornamenti e vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, un saluto a tutti gli amici di Planet Speed.